i suoi azionisti che gli chiedono di fare profitto, perché la sua ragione d'essere è il profitto, è un SPA. L'azionista non si compra l'azione Acea per beneficenza, dice: ah, oggi invece di dare i soldi a me a Emergency mi compro un'azione Acea. No, si compra un'azione Acea o un'azione della Suez per fare profitto, perché vuole che quella sua azione venga raddoppiata, aumentata e così via. Possiamo pensare che un pacchetto essenziale per la nostra vita, qual è l'acqua, sia in mano a un gestore che comunque per sua natura, non si dice cattiva, non si parla qua di cattiva oppure, ma per sua natura ha necessità di fare profitto? A mio avviso no, perché i grossi investimenti, come lo dimostra la storia, li ha potuti fare anche il pubblico quando ne ha avuto la volontà. Cioè, o noi oggi difendiamo la creazione dell'ambito ATO 3, che significa l'ambito che unisce 76 comuni nella gestione dell'acqua. Non vogliamo un nuovo modello dove ogni comune pensa a sé, perché sarebbe un manicomio. Vogliamo continuare a mantenere una gestione del servizio idrico di ambito territoriale, ma con un soggetto pubblico che faccia interesse dei cittadini e che soprattutto non sia interessato a fare profitto, ma andare pari. Io spendo questo, ho dei costi e devo fare, mentre un soggetto privato ha purtroppo la necessità di fare profitti. Però il 49% appartiene al privato, il 51% al pubblico. 52% chi lo controlla? 51%. Tutti i sindaci dei 76 comuni, il presidente della provincia, il presidente della regione. Quindi abbiamo un 51% concentrato da una frammentarietà di soggetti e il 49% bello compatto che sa quello che vuole fare. Quindi quanto ci vuole a far convergere quel 51% sulla volontà del suggestore privato? Pochissimi, pochissimi voti.